Buonasera e bentornati a Dottor Starbene. No, non avete sbagliato trasmissione, perché è proprio Dottor Starbene. Questa sera conduco io, non Francesca Romana Testi, che ha avuto qualche problemino, ovviamente risolvibile in maniera veloce, quindi lunedì prossimo sarà di nuovo qui a condurre questa trasmissione. La salutiamo, le facciamo un in bocca al lupo. E Francesca Romana Testi non è l'unica ad aver avuto qualche problemino, perché adesso che presenterò gli ospiti vedrete che qualcun altro ha avuto anche qualche leggero problemino. E cominciamo proprio da Daniele Zunica, ristoratore. Buonasera Daniele. Buonasera a lei. Ecco, qualche problemino con qualche palo della luce. Ho beccato un palo, purtroppo ho beccato un palo della luce e mi sono sostanzialmente tagliato. Buonasera a Pietro Campanaro. Buonasera. Nutrizionista, medico nutrizionista e anche fitoterapeuta. Cioè praticamente un medico che, oltre ad avere la laurea, la specializzazione in scienze dell'alimentazione, ha fatto un corso di un master sulla fitoterapia, per cui molte patologie possono essere curate in maniera naturale con dei principi e con dei rimedi naturali. È facile capire dagli ospiti che ho appena presentato quale sarà l'argomento di questa puntata, perché parleremo di nutrizione, di educazione alimentare, oggi si chiama, una volta si diceva dieta, oggi invece educazione alimentare. Parleremo anche di quello che fa bene, quello che fa male, e soprattutto come chi è un professionista del settore, come i ristoratori, si adeguano e adeguano la loro cucina a quelle che sono le esigenze della clientela, ma anche alle esigenze che derivano dal territorio e da quello che la natura offre, cioè la stagionalità dei prodotti. Ma prima la scheda introduttiva. Dana Marman ha avanzato per primo nel 1956 la teoria dei radicali liberi, secondo la quale con il passare degli anni si accumulerebbero e svolgerebbero una potente azione ossidante dannosa per quasi tutti i costituenti dell'organismo. Il danno da radicali liberi colpirebbe soprattutto il DNA, ovvero il patrimonio genetico, e i mitocondri, ovvero le strutture indispensabili per la produzione dell'energia. Un radicale libero è una molecola o un atomo particolarmente reattivo che contiene almeno un elettrone spaiato nel suo orbitale più esterno. A causa di questa caratteristica chimica, i radicali liberi sono altamente instabili e cercano di tornare all'equilibrio rubando all'atomo vicino l'elettrone necessario per pareggiare la propria carica elettromagnetica. Questo meccanismo dà origine a nuove molecole instabili, innescando una reazione a catena che, se non viene arrestata in tempo, finisce col danneggiare le strutture cellulari. La produzione di radicali liberi è un evento fisiologico e si verifica normalmente nelle reazioni biochimiche cellulari, soprattutto in quelle che utilizzano ossigeno per produrre energia. Gli stessi radicali liberi possono essere prodotti anche a causa di fattori esterni. Tra i fattori responsabili della produzione di radicali liberi si distinguono quelli ambientali, come l'inquinamento, le droghe, il fumo attivo e passivo, alcol e farmaci, raggi ultravioletti e radiazioni ionizzanti, stress psicofisico prolungato, alcuni additivi e sostanze tossiche presenti negli alimenti o sviluppate nel corso della loro cottura. Tra i fattori endogeni, il trasporto di elettroni nei mitocondri, c'è la produzione aerobica di energia, la biossidazione, cioè il metabolismo degli acidi grassi, reazioni del citocromo, cioè la metabolizzazione di farmaci, sostanze tossiche, attività delle cellule fagocitarie. I radicali liberi sono quindi partecipi a malanni vari: arteriosclerosi, infarto, artriti, invecchiamento. Sono presenti inoltre dove c'è cattiva circolazione del sangue, ridotta attività delle ghiandole surrenali, persistente presenza di batteri e di funghi, infezioni croniche. In pratica causano anche la mancata riparazione del danno delle cellule invecchiate o malate con nuove cellule. Tutti gli esseri viventi, comprese le piante, sono aggredite dalle radiazioni e dai radicali liberi. Tutti si difendono dalla
dall'aggressione, gli appartenenti al mondo animale con gli antiossidanti esogeni e con quelli endogeni. Le piante difendono i cromosomi e il loro DNA con le vitamine e i flavonoidi contenuti in frutti, fiori, semi e foglie. Esiste uno studio approfondito dell'Università di Boston sul potere antiossidante dei vari vegetali. Al primo posto come antiossidante tra gli antiossidanti c'è la frutta nera, uva, prugne, mirtilli, more e fragole. Questa la scheda introduttiva di Francesca Romana Testi. Ecco, dottor Campanaro, adesso per chi è come me, che ha sempre pensato che i radicali liberi fossero un gruppo di politici che andavano a spasso così liberamente, ecco, vogliamo sintetizzare e soprattutto semplificare la spiegazione. Cosa sono questi radicali liberi? Sintetizziamo molto volentieri e cerchiamo di capire un po' meglio. Praticamente che cosa succede? All'interno del nostro corpo avvengono continuamente delle reazioni e ovviamente anche l'esposizione del nostro corpo a dei fattori come per esempio la stessa luce, l'esposizione ai raggi solari, quindi raggi ultravioletti, il fatto che respiriamo aria inquinata e così via, porta all'interno del nostro corpo delle sostanze altamente reattive. Ecco che cosa sono i radicali liberi. Queste sostanze altamente reattive vanno ad attaccare delle cellule, come per esempio le cellule importanti quindi, di organi. Non solo l'alimentazione, ma anche se uno, faccio un esempio, prende il sole d'estate, oppure va a fare una lampada abbronzante. Va incontro praticamente alla assunzione come reazione da parte del corpo alla produzione di radicali liberi. Questi radicali liberi, come dicevamo, sono delle sostanze altamente instabili e quindi che cosa fanno? Si vanno ad attaccare le strutture vicine, quindi immaginiamo una cellula, carpendo una parte, rompendo una parte di questa cellula e provocando un danno cellulare, per cui fondamentalmente una esposizione prolungata ai raggi solari porta ad un invecchiamento precoce della pelle. Un'esposizione prolungata, il consumo prolungato di alimenti che contengono radicali liberi porta ad un invecchiamento, comunque ad un danno dell'apparato digerente. Che cosa può combattere questa azione dei radicali liberi? Gli antiossidanti. Ecco, poi parleremo degli antiossidanti. Allora, quando è che Zunica, adesso mi permetterà la battuta, no? Ci fa dei danni, cioè quando ci fa assumere questi radicali liberi? Beh, con quali alimenti? Zunica che faccia danni mi sembra un po', perché sapendo la qualità quali alimenti? Beh, allora, diciamo che quando la qualità degli alimenti è buona, quando si rispetta una stagionalità degli alimenti, quando gli alimenti vengono raccolti e prodotti e raccolti e soprattutto anche utilizzati nel tempo balsamico, cioè il momento in cui l'alimento esprime il massimo della potenzialità, non ci sono dei grossissimi problemi, perché è un alimento sano, genuino. La maggior parte degli alimenti che producono radicali liberi sono quelli conservati, quelli già lavorati. Più vengono manipolati e più si producono radicali liberi. Pensiamo ai cibi prefritti, precotti e così via, quelli che poi in due minuti sono pronti al microonde. Tutto questo penso che qui c'è la ratio e la genesi soprattutto dell'invito a Daniele Zunica, nel senso che Zunica è un ristoratore che nella sua storia, tanto complimenti per il punteggio sulla guida del Gambero Rosso 82, che lo pone come il ristorante della provincia di Teramo col punteggio più alto, quindi complimenti. Poi, quest'anno mi sembra che sia andata bene con le guide, giusto? Tutto bene. Allora, Zunica è uno che ha sempre fatto della cucina del suo ristorante il punto forte nella territorialità e anche nella stagionalità degli alimenti. Questo cosa permette di garantire al cliente? Ma io dico questo qua, sostanzialmente la nostra missione, la nostra filosofia è quella di usare sempre prodotti stagionali, tant'è vero che cambiamo il menù ogni stagione. Sostanzialmente cerchiamo di usare e di non conservare, quindi puntiamo molto sulla freschezza giornaliera, nel senso per noi il territorio lo usiamo come mercato libero, nel senso che se troviamo le migliori verdure nel raggio di 5-6 km andiamo a prendere lì, nelle stagionalità abbiamo le carni, nel senso che anche non so, cerchiamo di non conservare, dalla serie che non congeliamo, ecco, nel termine forse più
Sì, perché violento. Anche le carni hanno la loro stagionalità, no? Mi viene in mente per esempio il maiale. Nel senso, i maiali cerchiamo, sono sempre maiali sul territorio che noi cerchiamo di no, ma soprattutto si macellano, come certo, da tradizione a gennaio, mi sembra, febbraio. Beh, diciamo da dopo Santa Lucia, dal 13 dicembre in poi. Dal 13 in poi, diciamo come tradizione. Noi niente, cerchiamo sempre di stare con i piedi per terra sul territorio. Andiamo alla ricerca della migliore materia prima, se poi la dobbiamo trovare a 40 km andiamo pure a 40 km. Io sono sempre più convinto che una buona cucina si fa con un'ottima materia prima. Ma la cosa forse che noi siamo anche stati fortunati, perché l'Abruzzo in genere, che è un supermercato all'aperto, cioè noi troviamo tutte le stagionalità. Noi abbiamo la stagionalità dei funghi, la stagionalità dei tartufi, abbiamo la stagionalità delle verdure, quindi non serve andare a conservare. Oggi diciamo che anche la tecnologia che ci aiuta in cucina, quindi abbiamo gli abbattitori, abbiamo il sottovuoto, però io sono sempre titubante della serie che preferisco lavorare sul fresco. Dottor Campanaro, è la tecnologia che poi ci crea questi problemi, perché una volta non esistevano i frigoriferi e allora esatto, non si poteva conservare, i congelatori non c'erano. Oggi invece, con questa voglia di avere determinati prodotti 12 mesi all'anno, poi si va incontro a quello che dicevamo poco fa. Purtroppo è assolutamente vero, perché nel momento in cui per esempio io mi trovo a parlare con una persona e parlo di alimenti freschi da consumare perché sono utili per aiutare il loro percorso nutrizionale e così via, magari trovi queste persone che mi dicono: ah, ma io mangio solamente le zucchine per tutto l'anno. Ma la zucchina ha un suo tempo balsamico, la zucchina si può raccogliere in primavera e estate, poi ovviamente non esiste più come prodotto stagionale, ma è un prodotto importato, un prodotto conservato, e un prodotto conservato purtroppo ha minori qualità. La tecnologia ci ha permesso di ottenere tantissimi vantaggi a livello del, che ne so, di alimenti già belle preparati, una matriciana già bella e pronta, surgelata, la metti al microonde e ce l'hai subito pronta, ma in realtà poi qualitativamente purtroppo non abbiamo la stessa, come dire, la stessa resa a livello nutrizionale per quanto riguarda questi alimenti. E noi dobbiamo considerare che questi alimenti mettiamo dentro come carburante per il nostro corpo e possono fare il bello e il cattivo tempo per quanto riguarda la nostra salute. Più sono di qualità, più ovviamente riescono a controbattere anche tutte queste reazioni di cui abbiamo parlato prima e anche a prevenire tante malattie infiammatorie. Oggi si parla tantissimo di infiammazioni e di acidificazione del sangue, cioè un sangue che è più acido rispetto a quello che dovrebbe essere e predispone a malattie autoimmuni, a tumori e così via. Perché? Perché spesso quello che mangiamo non è controbattuto da un qualcosa di alcalinizzante, come per esempio la verdura fresca, la frutta fresca e alcuni cibi che alcalinizzano, cioè che abbassano questa acidità. Ed è per questo che oggi si parla sempre di più di questi termini che ho usato prima, educazione alimentare. Certo. Educazione alimentare non è la dieta, no, quella che uno deve rinunciare, ma anche il termine stesso dieta, che deriva dal greco, è stile di vita, comportamento di vita. Oggi poi noi abbiamo trasformato questo termine in rinuncia, in sacrificio. Esatto, ma in realtà è un comportamento, uno stile di vita che sia adatto, consono a quello che praticamente è la vita che si fa. E ovviamente si sa che il corpo, anche se attualmente ci sono tante tendenze per quanto riguarda i comportamenti alimentari, vegetariani, vegani e così via, però dobbiamo sempre andare a considerare che, rispettando ovviamente la tipologia di impostazione dell'alimentazione, al corpo bisogna dare tutto quello che serve per poter funzionare correttamente, e questo ovviamente si fa attraverso un percorso e attraverso appunto un discorso di educazione alimentare. Gli eccessi sono sempre sconsigliati. Gli eccessi sono sempre sconsigliati, nel senso che il corpo umano, anche per chi lotta come me quotidianamente, no, con l'alimentazione, perché si vede come sgarro un pochettino, e questo io non ho mai capito perché, poi magari ne parleremo, di chi ci sono soggetti che mi sono sempre chiesto mangiano in abbondanza e non ingrassano mai, e ci sono invece soggetti, questo dipende, è, al metabolismo. Questo è, sì, ecco, un problema genetico fondamentalmente. Quindi le esagerazioni non vanno bene, sia da un lato
quando si consuma troppa carne o troppi carboidrati, oppure dall'altro lato, cioè quando uno è vegano e mangia solo prodotti vegetali. Allora, qui bisogna distinguere tra quello che sono le esagerazioni intese come occasioni. Mi invitano al pranzo, non vado lì e sto praticamente, no, io sto a dieta, non posso mangiare nulla, eccetera, eccetera. Quindi quella è un'occasione, quindi posso anche abbondare il corpo in qualche maniera, forse si sentirà un po' più appesantito, però dopo subito riprenderà in maniera a funzionare in maniera corretta se rientro nell'ordine delle idee, nel mio modo di comportarmi correttamente. L'esasperazione, l'estremizzazione non va bene né per l'una né per l'altra maniera, quindi è questo quello che è importante oggi capire. Ecco, e allora proviamo a capire cosa mangiano gli abruzzesi, perché Daniele Zunica ha una clientela che arriva un po' da tutta la regione, ma anche da fuori regione. Allora, oggi il cliente medio, quando viene al ristorante, cosa chiede? Cosa cerca? Io capisco che quando uno va da Zunica e dice sono vegano, scendono le tenebre, però ecco. E ne sono molti, ne sono. E ne sono molti? Più di quanto se ne pensi, ma con tutto il rispetto. Di recente sono tantissime le persone, chiedo scusa se interrompo un attimo, c'è stato un incremento notevolissimo, un po' per questioni, come dire, ideologiche, un po' per questioni filosofiche, un po' proprio perché c'è questo grosso problema del fatto che la carne spesso non si sa qualitativamente da dove derivi, no? La carne di pollo. Dottore, uno che come me notoriamente con le verdure ci fa poco, ecco, io faccio fatica a capirli. Come Zunica, allora, cosa mangiano oggi gli abruzzesi, gli italiani? Diciamo questo, perché attualmente c'è una grandissima presenza di vegani, una grandissima presenza di celiaci, tantissimi. Quindi quello siamo, è un altro problema. Diciamo, siamo già super attrezzati già con questo segmento di ristorazione. Da noi anche, diciamo, venire da noi significa che a pranzo molte volte è anche un pranzo molto più veloce, alla sera si tende forse a mangiare, sbagliando, ma si tende a mangiare molto, molto di più. Diciamo, noi abbiamo questa cucina nostra del territorio, che poi è anche con velature più creative, nel senso poi c'è stato un cambiamento, cioè, non so, parliamo di questa cosa, che c'è stato un cambiamento sulla cucina dei nostri genitori, delle nostre nonne. Noi oggi l'abbiamo modernizzata, ma non nell'interezza del piatto, ma l'abbiamo sgrassato totalmente, l'abbiamo reso ancora più digeribile, diciamo che dando le stesse sensazioni e le stesse emozioni. Quindi sbaglia chi dice che i sapori di una volta erano tutta un'altra cosa? Ma forse erano molto più grassi, erano molto più concentrati, nel senso, se io faccio una pasta e fagioli con un soffritto di carne di maiale, è chiaro che può essere anche al momento anche più gustoso, ma sicuramente con due cotiche magari anche però è anche molto più pesante. Ecco, noi abbiamo sostanzialmente anche nell'andamento culturale che negli ultimi anni si è imposto in Italia, è quello di sgrassare i piatti, quindi li abbiamo resi un po' più digeribili, molto più fini. Ecco dottore, prima Zunica accennava ad un particolare che secondo me dipende più dallo stile di vita che oggi abbiamo piuttosto che dalla volontà. Diceva Zunica, si mangia molto più a cena che a pranzo. Perché? Perché oggi si corre di più, c'è meno tempo per mangiare, molte volte si ricorrono anche a dei pasti sostitutivi, poi ne parleremo, e si consuma un pranzo veloce, poi magari la sera a cena si esagera o si beve un bicchiere di vino in più, si mangia qualcosina in più. È sbagliato? Ma il famoso adagio dice che la colazione deve essere quella del re, il pranzo quella del principe e la cena quella del poverello. Perché? Perché in realtà metabolicamente noi dobbiamo andare a considerare che il nostro corpo funziona e brucia secondo determinati ritmi che si chiamano cronobiologici nell'arco della giornata. Il corpo viene da una notte di digiuno e quindi come una macchina a riserva, la mattina ha bisogno di tanto carburante, di tanti liquidi, di tanta energia per poter cominciare a lavorare correttamente. Tutta questa energia continua ad essere consumata nell'arco della giornata e quindi c'è bisogno di continuare ad introdurre energia. Verso la sera si va verso un metabolismo che tende al riposo, quindi si tende a consumare di meno. Quindi in linea di massima è un po' sbagliato il discorso dell'andare a caricare troppo la sera. Però
È ancora più sbagliato mangiare pochissimo di giorno e caricare tutta la sera, perché se talvolta io magari faccio un mero computo aritmetico, posso dire, ok, il mio fabbisogno è di 2000 calorie, mangio 300 calorie a colazione, 300 calorie a pranzo e 1400 calorie, se non fate male i conti, me li mangio tutti a cena. Chiedo scusa, la interrompo. Prego. Giusto perché ha accennato, ma è ancora valido il discorso delle calorie? No. Perché c'è una linea di pensiero che oggi ha abolito il calcolo delle calorie. Io stavo facendo un esempio, per oggi si lavora più per porzioni, si lavora più perfetto, per indicazioni che per calorie. Allora, perché ovviamente tutte le vecchie calorie, tutte le vecchie diete, appunti, quelle che praticamente maniacalmente andavano a calcolare la caloria. Certo, per esempio, professionalmente io il calcolo delle calorie le faccio per rendermi conto rispetto al fallo bisogno, quello che praticamente è più o meno la porzione media o comunque la dieta media che prescrivo alla persona, perché comunque un certo deficit calorico si deve creare, ma non è più quello l'elemento base. Okay. L'elemento base, come dicevamo prima, è l'alimentazione, l'educazione alimentare e l'impostazione, cioè capire quelle che sono le esigenze del corpo. E quindi qual è la proporzionalità migliore nei tre pasti principali, colazione, pranzo e cena? La proporzionalità migliore, facendo un termine di percentuali, anche se poi è molto complesso, la colazione dovrebbe stare tra il 20 e il 25% di tutte le calorie nell'arco della giornata, il pranzo tra il 40 e il 45%, la cena tra il 35 e il 40%, in maniera tale da rispettare appunto questo carico maggiore di energia nella prima parte della giornata e il carico minore nella parte finale della Zunica giornata. Zunica ci insegna però che lui lavora più di sera che di ovviamente giorno, giusto? Perché qui poi entra in gioco il fattore psicologico, nel senso che, come si diceva prima, come lei stava accennando prima, di giorno si corre, quindi il momento in cui ci si rilassa, il momento in cui ci si siede intorno a un tavolo, è proprio quello della sera e dove ci si può concedere anche qualcosina in più. Per cui, quello che dicevo prima, l'errore fondamentale che si fa oggi è, siccome stasera vado a cena, oggi non mangio quasi nulla, quindi carico tutto in un momento, lasciando praticamente il corpo scoperto di energia in altri momenti nell'arco della giornata. Allora quello che bisogna fare è abituare il corpo a lavorare bene anche nella prima parte della giornata. So che vado a cena, benissimo, non faccio mai mancare sia a colazione che a pranzo quella quota magari di carboidrati complessi, magari di frutta e di verdura che mi permetteranno di lavorare e di allenare il corpo per bene in maniera tale che la sera riuscirà a, come dire, reggere tranquillamente anche l'extra che metto la sera. Ecco, quando preparate i menù, al di là della stagionalità, riuscite a tener conto anche di queste cose? Oppure, al contrario, siccome si lavora molto più la sera, il ristoratore compone il menù in maniera che possa rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze di una clientela che va lì per mangiare? Ma io dico questo, come linea generale noi teniamo sempre presente dei prodotti che sostanzialmente trattiamo con tantissimo rispetto, dalla serie che il piatto è anche concentrato con delle calorie, diciamo, equilibrate, dalla serie che noi sui menù cerchiamo sempre, come ho detto prima, di sgrassare il piatto, da renderlo molto più diciamo, meno carico, ecco. Però sono sempre più convinto che un buon gourmet, e io conosco tanti giornalisti gastronomici che per lavoro sono sostanzialmente costretti a mangiare tre volte al giorno, oppure fare degustazioni, bere anche tanto, però se tutto questo viene accompagnato per esempio da un'ottima attività fisica, della serie che gente che si muove, che riesce a farsi quell'ora e mezza di palestra, di corsa, di piscina, insomma, il mondo cambia. Perché beati loro, verrebbe da dire a me. Cioè, io conosco tantissimi colleghi, anche come dicevo prima, dei giornalisti, che della loro mission hanno fatto proprio uno stile di vita. Benissimo, io mangio a pranzo e a cena, mangio anche tanto, tutti i giorni mangio per lavoro perché giro per ristoranti, oppure che devo andare a recensire tanti ristoranti, però a fianco ci metto un'attività fisica che mi consente di smaltire e di buttare via delle calorie. Tornando al piatto, ecco, nel senso, oggi con questo concetto di modernità che si ha del piatto, quindi anche del
proposta culinaria per il cliente, è chiaro che il piatto noi tendiamo sempre di più a sgrassarlo, quindi a renderlo, ecco, diciamo, è molto leggero, molto fine, e quindi che può permettere anche di degustare più piatti. Il fatto, come dice il dottore, che forse era anche errato, che si mangia molto più a cena e molto meno a pranzo. A pranzo oggi va a massimo, il massimo sono le due portate, ma diciamo... Ma proprio quando si vuole esagerare. Allora, siamo partiti dai radicali liberi, siamo arrivati a quelle che sono le cattive o buone abitudini di noi consumatori, o di noi che mangiamo tutti ovviamente, oggi, e adesso ripartiremo invece nella seconda parte della trasmissione parlando di come si possono arginare e combattere questi radicali liberi e di questi famosi antiossidanti che non hanno nulla a che vedere con il ferro, eccetera. Il ferro inteso come materiale ferroso. Linea alla regia. Eccoci qua, ci eravamo salutati prima della pubblicità dicendo di come si possono arginare i radicali liberi e abbiamo parlato di antiossidanti. Che cosa sono gli antiossidanti? Lo andiamo a vedere in questa scheda e poi ne parleremo con il dottor Campanaro e con Daniele Zunica. Si sente parlare sempre più spesso di antiossidanti. Che cosa sono? Si tratta di sostanze presenti in numerosi alimenti che aiutano l'organismo a contrastare i radicali liberi, a prevenire l'invecchiamento e a mantenere i tessuti sani. Gli antiossidanti, con particolare riferimento a polifenoli e flavonoidi, proteggono la salute degli occhi e la vista, migliorano la circolazione e favoriscono il benessere del cuore e dei vasi sanguigni. Ecco alcuni degli alimenti più ricchi di antiossidanti. Il kiwi, il suo primato, è dato dall'elevata presenza di polifenoli. Il tè verde. Un consumo regolare può apportare numerosi benefici all'organismo. Rimineralizza e tonifica ossa, pelle e capelli, rafforza il sistema immunitario, facilita la digestione e riduce l'assorbimento degli zuccheri. Il melograno. Si trovano i flavonoidi che proteggono il cuore e le arterie, che presentano proprietà antinfiammatorie e gastroprotettive. Grazie all'acido ellagico, il melograno aiuta a contrastare i radicali liberi. Mirtilli, frutti rossi e anche le bacche di acai. Il potere antiossidante aiuta a prevenire malattie metaboliche, degenerative e cardiovascolari e inoltre proteggono dal cancro. La graviola, un frutto tropicale dalla polpa molto morbida a cui vengono attribuite importanti proprietà antitumorali, soprattutto dal punto di vista della prevenzione. L'avocado, ricco di vitamina A e di vitamina E, aiuta l'organismo a liberarsi dai radicali liberi, ritardando l'invecchiamento dei tessuti. Studi recenti hanno indicato l'olio d'avocado come un vero e proprio toccasana per la salute. Le carote, la presenza di vitamina C e di beta-carotene, le rende degli ortaggi particolarmente ricchi di antiossidanti. Secondo studi recenti, mangiare carote allunga la vita. I pomodori, famosi per la loro ricchezza di licopene, un potente antiossidante. Proprio grazie al licopene sono ritenuti un alimento benefico per proteggere l'organismo dall'ictus. Il cacao e il cioccolato, ricchi di flavonoidi. Il cioccolato migliore è quello con più elevato contenuto di cacao e con la minore presenza di zuccheri raffinati. Il goji, le bacche di goji si distinguono per il loro elevato contenuto di antiossidanti naturali, che le rendono un aiuto prezioso nel contrastare i radicali liberi, con un effetto benefico sia per i tessuti dell'organismo che nella prevenzione delle malattie tumorali legate alla pelle. Si è aperta però anche una polemica sull'utilizzo degli antiossidanti e soprattutto sulle forme di assunzione nell'organismo. C'è chi dice che pensare che un po' di frutta e verdura, o nella peggiore delle ipotesi a qualche pillola di vitamine, siano in grado di arginare qualsiasi aggressione da parte dei radicali liberi sia pura illusione. Tra gli esempi presentati ci sono: una sigaretta produce 10 miliardi di radicali liberi, la prugna nera, il più potente antiossidante naturale, ha un potere ORAC, cioè misura la forza antiossidante, di 5770, insomma Davide contro Golia. Il resveratrolo, antiossidante del vino, per essere efficace dovrebbe avere una concentrazione ematica nel sangue di 10 mg per litro, pari a 20 litri al giorno di vino.
Il tè verde, i polifenoli e l'antiocianina, effetto antitumorale di questi antiossidanti, negativo. 3.000 giapponesi, consumatori abituali di tè verde, seguiti per 10 anni, non hanno dimostrato alcuna protezione nel tumore allo stomaco rispetto ai non consumatori. Basta ingoiare una pillola? No, perché spesso la via orale richiede dosaggi 8-10 volte superiori alla dose ritenuta efficace. Gran parte del prodotto viene infatti distrutto nel suo viaggio gastrointestinale. Non a caso nelle ricerche di antiossidanti vengono iniettati e non ingoiati. Vedi il ferro, per assorbirne 25 mg è necessario ingurgitarne 250. Poi il resveratrolo, quei 50 mg necessari diventano 500 mg se assunto per bocca e i costi salgono. Risolto un problema se ne apre un altro, quello della forma chimica. Non basta assumere genericamente vitamina E o magnesio, è importante conoscere la forma chimica o l'origine. Per esempio la vitamina E sintetica è per un terzo meno efficace di quella naturale e non è finita qui. C'è il nodo dell'emivita una sostanza, entrata in circolo ogni sostanza ha dei propri tempi di decadimento, dopodiché diventa inutile. Talora fare sopravvivere nell'organismo per tempi efficaci un antiossidante richiede dosi superiori a quelle raccomandate in etichetta, per non parlare del famoso glutatione, efficace solo se iniettato, assunto per bocca è solo gettare soldi al vento. Io sono arrabbiatissimo con Zunica in questo momento, perché attentando alla mia salute non mi ha mai proposto la gaviola. Perché non... Ma non penso che sia un tipo la gaviola, non sei un tipo la gaviola. Che cos'è la gaviola? Me lo allora, spiegate. Innanzitutto dobbiamo tenere presente una cosa, che proprio perché parlavamo prima di tempo balsamico, cioè di momento in cui determinati frutti esprimono il massimo della loro potenza, frutti, piante, verdure, eccetera, erbe, eccetera, eccetera, moltissimi antiossidanti, diciamo di ultima generazione, lo sono sempre stati, ma attualmente riconosciuti molto molto efficaci, provengono dalla zona amazzonica e così via. Perché? Perché per competizione di clima e anche di specie di piante diverse si crea una produzione notevole di antiossidanti da parte della pianta, che servono alla pianta per difendersi per esempio dal sole, dalla calura, dalla competizione con altre piante e così via. Ora, senza andare molto molto lontano, noi l'abbiamo visto anche dal servizio, dalla scheda, tantissimi antiossidanti che possiamo introdurre, che fanno parte della nostra alimentazione. Le molecole solforate come il glutatione le possiamo introdurre con le crucifere, verze, cavoli, broccoli e così via. Il resveratrolo le possiamo introdurre bevendo del buon vino, ma come si diceva nella scheda ce ne servirebbero 20 litri al giorno per combattere una quota importante di radicali liberi. Il concetto è che se io vado, e poi è vero anche che praticamente hanno un'emivita breve, cioè durano poco, ma se io vado più volte nell'arco della giornata a mettere delle quote di antiossidanti attraverso il consumo di, come si consiglia spesso, 5 porzioni nell'arco della giornata di frutta e verdura, allora vado a creare praticamente dei mini apporti di antiossidanti che riescono a controbattere di volta in volta rispetto a quello che potrebbe essere una compressa di antiossidante anche molto molto completo, riesco a controbattere di volta in volta quello che sono gli effetti dei radicali liberi, cioè anche minor quote, anche alimenti nostrani con minor potere antiossidante, ma introdotti frequentemente per combattere i radicali liberi. Allora, due qualità di cibo mi fanno riflettere, che si consumano forse sempre meno nei ristoranti. Prima la frutta, perché oggi si tende a prendere più il dolce che la frutta come dessert, e questa è una cattiva abitudine. Il secondo, ho scoperto che il cioccolato fondente è un altro antiossidante. Poi però uno si fa del male perché insieme al cioccolato fondente ci beve il rum e lì si è giocato tutto il ben fatto. Allora, Zunica, perché è vero che si consuma sempre meno frutta nei ristoranti? Ma
la frutta, diciamo, come elemento di fine pasto ormai veramente si consuma poco, è quasi ormai scomparsa. Noi la usiamo molto nei dolci, può darsi nel pre-dessert, facciamo anche dei pre-dessert a base di frutta, però diciamo la frutta in sé per sé deve essere consumata. È perché non c'è più quella cultura, il fine pasto, se uno parte da un pre-dessert, noi usiamo molto, offriamo al nostro cliente il pre-dessert, può essere un gelato alla frutta in alcuni periodi, dove non so, abbiamo i fichi, facciamo il gelato con i fichi, abbiamo non so, l'arancio buono nel massimo del suo splendore, si può fare un gelato con l'arancio. Io ho gustato un ottimo gelato di cachi. Oppure il momento dei cachi, abbiamo fatto il gelato con i cachi. Però la frutta in sé per sé, come frutta, nel senso, difficilmente il cliente a noi ci chiede un po' di frutta gourmet, qualche cliente oggi, ancora oggi la chiede. Però io, per esempio, sono un consumatore notevole di frutta, che poi allo stesso tempo mi fa male perché la frutta mi fa ingrassare. Questo è un grande problema. Nel senso che io, che me ne mangio anche, diciamo, in quantità industriali, perché sono veramente appassionato di frutta, però c'è quella componente zuccherina, c'è quella componente zuccherina che poi ti fa ingrassare, quindi i dietisti dicono in medio stat virtus dovrebbe essere così, no? Sì, però ecco, mentre una cosa dove noi attualmente usiamo molto in questo periodo particolare sulle verdure, perché cavoli, verze, diciamo, seppure è un momento brullo, un momento dove non c'è lo splendore delle grandi verdure, però sono 4-5 verdure veramente molto buone, significative, che sono i cavoli, le verze, cicoria, un certo tipo di cicoria che nasce proprio in questo momento particolare. Poi sono, non so, in questo momento castagne, noci, cioè, pensare che brullo, la frutta è il prodotto più stagionale che esiste, perché come consumo la frutta di stagione dovrebbe essere per definizione, no, quello più stagionale. In autunno l'uva, poi le arance, certo, d'estate le pesche, le angurie, melone. Questo è il quadro della frutta, che è vero che se ne consuma sempre di meno nei ristoranti, ma forse se ne consuma ancora tanta in casa, e diceva Zunica, però se si eccede fa ingrassare. Ma in questo discorso, adesso dico una fesseria, non so se è grossa come fesseria o piccola, in questo discorso dei radicali liberi, degli antiossidanti, eccetera, soprattutto di questi alimenti che tendono a far male all'organismo, ci rientrano anche le intolleranze, cioè i radicali liberi possono agire e creare delle intolleranze? Beh, diciamo che i radicali liberi sicuramente vanno a creare uno squilibrio nel corpo, e quindi una volta che si crea uno squilibrio generalmente si crea uno stato infiammatorio, comunque uno stato di non equilibrio, e questo stato infiammatorio può esitare in tante maniere, può guarire come può non guarire, può cronicizzare e può creare anche per esempio delle intolleranze, delle allergie vere e proprie. Per esempio, nel caso dell'allergia al nickel, entrando proprio nel vivo e facendo degli esempi, il continuo contatto e la continua assunzione di nickel, oltre che con quello che mangiamo, perché il nickel è uno degli elementi più diffusi in natura, lo troviamo nella terra, lo troviamo nell'aria, nella polvere e così via, quindi sia un'aria inquinata che per esempio un'acqua, che per esempio degli alimenti che contengono nickel, a un certo punto il corpo non ce la fa più a reggere questa situazione e sviluppa una reazione. Nel caso per esempio del glutine invece è una particolare proteina contenuta all'interno del grano, la gliadina, che va ad irritare ad un certo punto i villi intestinali, crea questa infiammazione per cui i villi si atrofizzano e c'è praticamente poi tutto il disturbo. Senta, dottore, legato al glutine. Io per esempio faccio un caso personale, ho scoperto, certo, di essere intollerante ai latticini. Ai latticini, certo. La mia alimentazione, prima di scoprire questa tragedia per me è stata, era composta per il 95% di latticini e di derivati del latte. Certo. È come dire che il corpo a un certo punto è arrivato a una specie di limite, di limite di tollerabilità, di limite di sopportazione, per cui non ce l'ha fatta più a
smaltire, a digerire queste sostanze, ha cominciato praticamente a produrre una reazione contraria. Ed ecco perché si è sviluppata praticamente questa reazione, questa allergia, questa intolleranza ai latticini, che tra altre cose oggi purtroppo è sempre via via ingravescente. Perché? Perché purtroppo molto dipende anche dalla qualità del latte, perché spesso il latte, che è una sostanza lipofila, cioè che si scioglie e viene assimilata nel grasso, sono contenute tantissime sostanze, perché dipende da quello che è il foraggio o da quello che sono i mangimi con cui le mucche da latte vengono allevate, e questo ovviamente crea una differenza. Ed ecco perché ultimamente c'è anche una presa di posizione da parte di alcuni nutrizionisti, una forte presa di posizione da parte di alcuni nutrizionisti, che ritengono probabilmente il latte bianco uno dei 5 veleni che insieme allo zucchero, al burro, alla farina bianca, credo di averli detto tutti mi sembra, lo zucchero bianco, il latte bianco, la farina bianca molto raffinata, il burro e il latte bianco, e che sono praticamente quelli ritenuti alla base di tantissime patologie, tra cui patologie autoimmuni, disturbi, tumori dell'intestino e così via. Se ci tolgono, cioè, il latte, appunto, il burro, la farina, lo zucchero. Guardi, io non sono assolutamente, come dicevamo prima, un estremista. Per me sta bene tutto, perché l'uomo nel corso di migliaia di anni si è evoluto mangiando radici, erbe, frutta secca, quello che capitava 50-100.000 anni fa, e quando andava bene si è riuscito a cacciare qualcosa, un po' di carne, ma viveva di latte, viveva di uova, viveva di tutto quello che la natura poteva dare, e l'evoluzione è stata proprio questa, cioè diventare onnivoro. E quindi comunque secondo me tutto fa bene e tutto fa male. Anche gli antiossidanti presi in grandissima quantità, come per esempio oggi c'è una tendenza di integrare tantissimo, fanno male, perché a un certo punto si ritorcono contro il corpo, perché troppi antiossidanti è come pulire troppo una cosa, cioè la indebolisci, è come grattare sempre, alla fine finisci per consumarle. Ecco, chi fa ristorazione oggi deve conoscere tutto, deve sapere tutto, cioè se si presenta uno con problemi celiachia dovete essere... Diciamo che questa presenza costante di C10, noi attualmente siamo attrezzati, perché giornalmente ce li incontriamo. Per quanto riguarda poi delle altre, diciamo, linee culturali, come possono essere i vegani, i vegetariani, quella è una scelta culturale che noi rispettiamo, e quindi nel senso è un po' difficile poi dargli una giusta dimensione, una giusta sistemata, però noi ci riusciamo sempre allegramente. Ma io dico solo questo, che attualmente mangiare bene è possibile, mangiare anche con costi contenuti è ancora oggi possibile, specialmente nelle nostre zone, nel nostro territorio. Sono sempre più convinto che usare prodotti genuini, prodotti a chilometro zero, prodotti che non vengono congelati, prodotti che trovi sul territorio, ad esempio l'olio, no? Seppure quest'anno abbiamo avuto un momento veramente, diciamo, dissagrante per l'olio, però nonostante tutto una presenza, diciamo, qualitativa ancora c'è nelle nostre zone. A proposito di prezzi, quanto vi condizionano anche queste guide, queste classifiche riguardo al fatto che magari uno, per mantenere una certa valutazione all'interno di queste guide, deve anche alzare i prezzi? Io faccio un esempio, no? Un mio carissimo amico ristoratore Peppino Tinari mi diceva che prendere la seconda stella Michelin per lui era un peso, perché quel tipo di valutazione ti imponeva un prezzo al di sopra dei 100 euro a persona. Ecco, è possibile mangiare in un ristorante pluristellato spendendo poco? No. No, non è possibile, perché dietro c'è una struttura, c'è un'organizzazione, sono tantissimi dipendenti, ci sono degli investimenti anche grandi, notevoli. Però questo è il condizionamento, oggi sicuramente c'è. Però è anche vero che oggi devi contenere nella serie che devi contenere un po' tutti i prezzi, anche
E il dramma sta proprio lì, nel senso che la qualità della materia prima non la puoi abbassare, quindi vai sempre a cercare il meglio. Ma questo per noi è già una cosa culturale, nel senso che se io trovo un buon formaggio a Scanno, prendo la macchina, mi faccio 200 km, prendo il formaggio buono e poi torno. E nello stesso tempo però devi contenere al ristorante, devi contenere i prezzi, perché il momento è particolare e devi dare sempre le stesse sensazioni, devi dare sempre quel grado di gradevolezza che il cliente cerca quando viene da noi, perché giustamente uno se fa 100 km per venire a mangiare da Zurich, da Beccacece, alla Bandiera, da Peppino Di Nari, da Nico, è chiaro che cerca anche un momento, cerca lì un'emozione diversa, e quindi devi mantenere sempre lo stesso livello, cioè lo stesso standard. È difficile oggi, i prodotti di qualità costano tantissimo, basta pensare all'olio, l'olio che l'anno scorso un buon olio si acquistava con 6 euro, oggi stiamo nell'ordine dei 10-12 euro. Ecco, quindi, no, l'olio era 8 euro al litro l'anno scorso, 12 euro quest'anno, ma quindi, per una questione di quantità e soprattutto di qualità, nel senso che la buona qualità ce n'è poca e quindi il prezzo aumenta. Ma non è solo il ristoratore deve tener conto anche di questo. Cioè non è solo l'olio, perché se aumentano i trasporti, quindi aumentano le autostrade, aumenta il gasolio, aumenta il trasporto su ruote, perché purtroppo in Italia è il dramma proprio del trasporto che in giro. Questa mattina ho avuto la chiamata del mio fornitore di riso da Mantova che mi ha detto che il riso aumentava di 60 centesimi. Quindi, diciamo, nonostante tutto, però noi tutti questi aumenti li subiamo, però poi non li mettiamo sul prezzo, perché sennò oggi rischi di stare fuori mercato. Poi chiuderemo con una ricetta del momento per vedere come si può valorizzare con una ricetta il prodotto locale e stagionale. Zunica ci darà una ricetta. Io vorrei chiudere con Campanaro, invece. Prima abbiamo accennato a questo discorso, una cosa che mi manda in bestia a me. Ci sono delle persone che mangiano tanto e non ingrassano, invece ci sono persone che mangiano il giusto o eccedono poco a poco e tendono a ingrassare. È una questione di metabolismo, si dice spesso, è così? Sì, nel senso che il metabolismo fondamentalmente è l'energia di cui ha bisogno il nostro corpo per poter funzionare correttamente, per poter portare avanti tutte le funzioni vitali, il battito cardiaco, la respirazione e così via. Perché comunque noi siamo una caldaia che produce energia e quindi abbiamo continuamente bisogno di energia dall'esterno per poter produrre questa energia. Ora però il discorso qual è? È che nel corso del tempo alcune razze che alcune praticamente caratteristiche, mischiandosi geneticamente, hanno sviluppato delle condizioni particolari, per cui esistono delle persone, io lo vedo quotidianamente nella professione, che vengono perché comunque sono afflitte da un problema continuo di obesità, nonostante tutto abbiano fatto tantissime diete, e delle persone che vengono perché sono sempre ipermagre e ci provano mangiando l'inverosimile ad ingrassare. Perché? Perché ovviamente questa differenza la fa praticamente il metabolismo. Noi abbiamo come una specie di regolatore interno, e gli studi in questi ultimi decenni sono proprio focalizzati su questo, ma non ancora si riesce a trovare bene quale punto, come una specie di regolatore interno all'interno del cervello che si chiama ponderostato, che decide quale peso devi fare, adesso detto in parole molto molto semplici. Per cui tu puoi fare praticamente tantissimi sacrifici e poi magari perdi qualcosa ma tendi automaticamente a ritornare a quel peso lì, come al contrario cerchi di ingrassare tantissimo e poi automaticamente tendi a tornare a quel peso lì. È come se il corpo si tarasse su quella posizione e decidesse che quello è il peso da siamo mantenere. Senza speranza, quelli come me siamo senza speranza. Non siamo senza speranza, perché se c'è sempre un discorso particolare, che allenando il corpo a lavorare in un certo modo, è un po' come un atleta, se vuoi raggiungere determinati obiettivi e ti alleni e ti alleni e ti alleni, magari anche se non fai il record del mondo, però riesci ad ottenere dei buoni risultati. Quindi il problema qual è? È sbagliato il concetto della dieta mordi e fuggi per ottenere un rapido risultato che poi non riesca a mantenere. Lo vediamo dagli americani,
da tantissime diete molto molto restrittive, grossi risultati, ma poi aumentano sempre più nel momento in cui recuperano. Quindi allenare il corpo a lavorare, per questo ci vuole un'educazione alimentare, come dicevamo prima, non semplicemente fidarsi della semplice dieta rapida che magari ti permette di ottenere il risultato per rimetterti in costume piuttosto che per, che ne so, indossare un abito particolare. Educazione e allenamento a far lavorare con i cibi giusti, e qui ovviamente, anche siccome la ristorazione oggi è molto diffusa, una parte importante ce l'hanno i ristoratori, soprattutto un certo livello di ristorazione che fa alimentazione di qualità, perché è come se mangiassi a casa a quel punto. Allora, vediamo come ci può far allenare Zunica. In un minuto ci dice una ricetta di questa stagionale, cioè autunnale o pre-invernale, con prodotti del territorio, del suo territorio. Il ristorante Zunica è a Civitella del Tronto, quindi in una zona particolare. Ma diciamo, in questo momento, ecco, mi viene in mente una zuppa di ceci e castagne, che dove è il massimo splendore dei ceci in questo momento, dove abbiamo ovviamente la massima qualità, le castagne che sono ancora in giro, seppure anche qui quest'anno è stata una grande stagione per castagne. Poi io li accompagno con dei tagliolini, che ancora meglio, gli dà più consistenza, e, diciamo, un filo d'olio crudo. Un filo sempre d'olio ad novello, chiamiamo, perché adesso sì, Stanno uscendo gli oli nuovi. Un altro piatto che mi viene in mente, che noi l'abbiamo messo in menù, un piatto che a me piace tanto, che è una ricerca in campagna di tantissime verdure, e noi chiamiamo un'insalata di sottobosco, che gran parte poi disidratiamo al distillatore per dargli più consistenza. Quindi abbiamo tantissime verdure stagionali croccanti, abbiamo queste, diciamo, esempio dei funghi che sono adesso, delle trombette di morti che escono in questo periodo, dei funghi che noi poi mettiamo nel distillatore e quindi li aggiungiamo, mettendoci anche sopra una bella spolverata di tartufo nero e un filo d'olio. Che non guasta mai, spolverati di tartufo mai nero. Ceci e castagne perché, per quanto se ne possa dire che possa, assolutamente sì, perché soprattutto con i tagliolini è la buona vecchissima ricetta della combinazione tra carboidrati complessi, tagliolini, carboidrati complessi che hanno i ceci, e in più le proteine dei ceci e la ricchezza di sali minerali e di vitamine che possono avere le castagne, credo che sia un top per la stagione, quindi ovviamente non può che essere favorevole. Beh, non posso che essere favorevole. Li mangeremo, grazie a Pietro Campanaro. Grazie a voi. Grazie a Daniele Zunica. Grazie a voi. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Dottor Starbene torna la prossima settimana con Francesca Romana Testi. Buonasera a tutti.